finisce il precampionato degli Azzurri, finisce purtroppo con una sconfitta immeritata qua a Massa contro il Genoa, vincono il rossoblù grazie a un calcio di rigore messo sino da Perotti, però insomma, per 65 minuti in campo c'è stato soltanto l'Empoli, poi 8 cambi che hanno di fatto falsato un po' la faccia della squadra. Il 4-3-1-2 va decisamente meglio del 3-5-2, questo lo possiamo dire con estrema serenità, e siamo anche più fiduciosi insomma, per l'avvicinarsi al campionato. Stasera non solo finisce il precampionato, finisce anche il ritiro, perché dalla settimana prossima inizierà la settimana di lavoro tipo e si andrà a sabato 15 agosto, quando gli Azzurri scenderanno in campo per il primo match ufficiale di Coppa Italia, o Vicenza o Cosenza. Andiamo ad ascoltare le voci dei protagonisti, parlano quest'oggi il mister e poi Piotr Zielinski e Manuel Pucciarelli. Mister, oggi abbiamo visto veramente un bell'Empoli, io credo il più bello di questo precampionato, forse anche insomma, l'impegno dell'avversario qualcosa in più ha dato. Ci è piaciuto come ha giocato fin quando è stata partita vera, quindi fino al 65esimo in campo c'era soltanto una squadra. Credo che tu, come noi, tornerai stasera a casa molto molto contento. Sì, torno a casa dopo aver chiuso un ciclo di un mese di lavoro, come dire, nella maniera migliore. I ragazzi sono stati bravi, ma non torno a casa senza pensieri, cioè, torno a casa pensando alle cose da migliorare, sono tante, però il lavoro non ci spaventa, nel senso che nella cultura e nel DNA dell'Empoli e nella cultura e nel DNA dei nostri giocatori, quindi è una partita che non fa testo. È stato un buon allenamento in un clima impossibile, però dentro queste difficoltà i ragazzi sono stati bravi. Ritorno a Montelupo, ci eravamo lasciati con un punto interrogativo, ovvero sulla fase di non possesso. Adesso la stiamo cominciando a vedere, oggi l'avversario insomma ce l'ha imposta in qualche modo. Che te ne pare? Mi pare che diversi hanno conoscenze, i nuovi poche, e sui nuovi bisogna lavorare, perché poi quello è un reparto che si muove secondo alcuni principi prefissati, e bisogna che entri, quei principi entrino dentro tutti i nostri giocatori. È chiaro che Tonelli non conosce a menadito le cose che bisogna fare, posso dire idem per Mario Rui, idem per Barba, ma gli altri devono affinare alcune cose, e nella seconda parte del secondo tempo si è visto, però questo mi dà lo spunto per andare a spulciare, ad impostarci anche un lavoro settimanale. Senti, sotto questo punto di vista invece dell'apprendimento, Hassan a che punto è? Insomma, un ragazzo che giorno dopo giorno sta mostrando di avere grande personalità e grandi doti, può ritagliarsi davvero un posto da titolare in questa squadra? Hassan bisogna lasciarlo lì, meno ne parliamo e meglio è. Mister, in sostanza, in un mese di lavoro, cos'è che l'ha soddisfatta di più e cosa di meno, anche se in parte questo aspetto lo ha sottolineato poco fa? Mi pare di averlo già detto, mi soddisfa come i ragazzi sono attaccati al modo di lavorare, e questo credo sia a merito di Maurizio, perché hanno grande cultura, hanno dedizione. Anche loro sono molto esigenti, nel senso che chiedono, domandano, vogliono capire il perché, il per come, e quindi sono giocatori che hanno fatto della cultura del lavoro la loro qualità aggiunta, perché altrimenti non potrebbe essere che tutto questo li ha portati negli ultimi anni ad ottenere risultati, e questo non bisogna disperderlo, e credo che sia il patrimonio in questo momento dell'Empoli, Empoli come calciatori, Empoli come club, bisogna spingere su quell'acceleratore lì. Senti mister, la settimana prossima dovrebbe regalarti un nuovo giocatore, Raffaele Maiello, è un profilo immagino che ti soddisfi? Eh sì, è un giocatore che nella nostra idea dovrebbe andare a sostituire Valdifiori, e ritengo che la società poi è stata sempre nel tempo lungimirante in questo tipo di scelta, e ritengo che possa far bene con noi. Quali sono gli obiettivi da qui all'inizio del campionato, gli step che l'Empoli si pone? Il mio obiettivo è quello di cercare di trovare una linea difensiva che ci dia garanzie, perché noi non dimentichiamo che alla prima abbiamo Tonelli squalificato, abbiamo Laurinic infortunato,
E quindi il mio obiettivo è quello di andare alla ricerca in quel reparto dell'equilibrio migliore. Senti, per chiudere ti chiedo se quella di stasera potrebbe essere la formazione titolare che tu hai in testa per la prima uscita ufficiale sabato prossimo. Quella di stasera è la titolare per questa sera, quella di sabato non lo so. Tu ce l'hai in testa però? No, non ce l'ho in testa. No, lavoriamo e poi tiriamo le somme il venerdì, il sabato. Non penso mai alla formazione la settimana prima, perché altrimenti tradiremmo il principio di cui abbiamo discusso prima, che è il lavoro. Ma in questo mese di lavoro almeno l'idea chiara sulle caratteristiche che ha questa squadra, come interpreterà sotto forma di modulo le partite, ce l'ha? Ma le caratteristiche dei giocatori, più passa il tempo più le conosco meglio. Adesso è un mese che lavoriamo assieme, più o meno ho un po' un'idea generale dei calciatori. Il modulo è una roba che vi sta particolarmente a cuore, no? A me un po' meno, perché il 4-3-1-2 ha il suo modo di essere se c'è Saponara, perché se non c'è Saponara come giochiamo? È una domanda che faccio a voi, quindi Saponara c'è, benissimo, se non c'è Saponara, quindi è tutto in divenire, va tutto valutato di volta in volta, oggi è così, fra 15 giorni può darsi che non ci sia nemmeno più io, che ne so. Grazie mister. Piotr, buon test oggi contro il Genoa, abbiamo visto un Empoli pimpante, vivo, questo 4-3-1-2, insomma un'altra musica anche rispetto a quanto ho visto fino adesso. Credo che si torni a casa veramente contenti, il risultato lascia il tempo che trova. Sì, siamo contenti, abbiamo fatto una buona partita con il modulo che lo sappiamo giocare. Penso che queste 4 settimane abbiamo lavorato molto bene e oggi si vedeva che è una squadra vivace, quindi siamo pronti per affrontare qualsiasi squadra. E anche tu, insomma, in questo modulo si vede che canti un'altra canzone molto più bella, molto più intonata. Sì, mi trovo benissimo su questa posizione con i nostri compagni che sanno giocare bene il calcio, quindi tutti stiamo bene, giochiamo un buon calcio, aiutiamoci ognuno e avanti così. Senti, qual è il bilancio di questo ritiro, insomma, che oggi si conclude? Il bilancio è positivo, no? Perché abbiamo fatto, come ho detto, 4 settimane, gli allenamenti erano duri, amichevoli come questo, era un ottimo test per noi, che Genoa era una squadra fortissima l'anno scorso, hanno dimostrato quello e penso che chiudiamo il nostro ritiro con entusiasmo e positivo che tra una settimana incontriamo già Coppa Italia che sarà importante vincere. Cioè, hai già detto, insomma, che per te questo ruolo va abbastanza congeniale, però insomma nasce come trequartista, sei arrivato come trequartista a Empoli, quanto è stato difficile, se è stato difficile adattarsi al ruolo di interno e se questa davvero può essere la tua posizione da qui al futuro? No, non era difficile perché quando ero in Polonia giocavo in questa posizione, quindi non era novità per me. Su queste due posizioni mi trovo benissimo, quindi dove il mister mi fa giocare di là darò tutto e penso che farò bene. Senti Piotr, quest'anno è un anno importante per te, sei rimasto qua ad Empoli, la società ha voluto fortemente la tua permanenza, sai che ti giochi molto. Sì, io volevo rimanere qua per forza perché è un gruppo fantastico, società mi crede molto, quindi credo che possiamo fare molto bene. Anche meglio di l'anno scorso, quindi partiamo con piede giusto e penso che possiamo fare buone cose questa stagione. Test di Serie A quello di oggi, Manuel, contro una formazione pari categoria, però insomma il Genoa per 65 minuti, fin quando la partita è stata vera secondo me, è stato il nostro sparring partner, abbiamo fatti ballare. Sì, abbiamo un po' abbassato il ritmo alla fine, ma era normale perché tutti e due si era stanchi e poi c'è stato un episodio che ha condizionato la gara, il rigore, però abbiamo giocato molto bene nei primi appunto 65 minuti, abbiamo messi proprio, insomma, abbiamo creato tante occasioni, quindi dobbiamo essere contenti di questo. E 2 o 3 occasioni hanno visto la tua firma che per poco, insomma, non ci hanno fatto esultare al gol. Peccato, te li stai conservando per le gare ufficiali? Speriamo sicuramente. Sì, ho avuto un paio di occasioni, però insomma l'importante è farle quando contano poi.
Senti, è arrivato questo rinnovo di contratto proprio ieri, insomma, credo grande gioia per il prolungamento con l'Empoli fino al 2018. Sì, sì, è stato tutta una cosa di un minuto, siamo andati lì e abbiamo trovato l'accordo subito, non ci sono stati nessun tipo di problema, c'è stato, quindi siamo contenti tutti, Marcello, io e tutti gli altri, insomma, siamo molto contenti. Senti, adesso che obiettivi si pone l'Empoli da qui all'inizio del campionato? Quali sono gli step che volete fare? No, dobbiamo lavorare ancora su questo modulo, perché dobbiamo migliorare qualche cosa sicuramente, ma il mister ci preparerà bene per la partita di campionato. Poi ce n'è una di Coppa Italia prima, speriamo di portare a casa anche quella. E poi dobbiamo partire bene perché c'è subito un bello scontro. Senti, ma in questo 4-3-1-2 a te cambia poco, perché tu sei in quei due d'attacco, però lo dico come battuta, c'è meno concorrenza perché Sapo sta dietro. No, vabbè, ma... è una battuta la mia, Infatti, no, ma noi non ci pensiamo a queste cose, noi, insomma, i giocatori che mette in campo il mister danno il 100% e quelli che entrano pure, non stiamo a guardare assolutamente queste cose, però, insomma, 4-3-1-2 è il modulo che abbiamo sempre fatto. Non so se è quello migliore per noi, forse sì. Dalla tribuna la manovra sembrava scorresse decisamente meglio. Sicuramente, ma perché siamo più abituati, forse, non lo so, rispetto a quell'altro. Quindi, e poi è probabile che con, insomma, i nostri tipi di giocatori è più adatto, quindi insomma, poi farà il mister. Senti, quest'anno te l'avranno detto praticamente tutti, ma questo è l'anno dell'esplosione, non ci sono sei, non ci sono ma. Sì, certo, lo so anch'io. E niente, ma dobbiamo guardare partita per partita tutti, quindi poi il resto verrà da sé.